questa guerra sta continuando in maniera devastante, così come altre guerre nel mondo stanno continuando, perché poi ecco, c'è differenza anche su altri temi delle guerre che stanno attorno, e non dobbiamo tenere alta un po' la coscienza che non è solo legata a un conflitto, ma a tutti i conflitti che ci sono. L'abbiamo detto fin dal primo giorno questo, per quanto questo conflitto ci sta alle porte di casa, noi non siamo se non cittadini del mondo, e quindi per noi le porte di casa sono anche l'Afghanistan, sono la Siria, sono il Kurdistan, sono la Palestina, sono la Colombia, sono tutte le realtà che sono, non sono lontani da noi, ma sono dentro di noi. E quindi io voglio essere chiaro con voi per dire che questo conflitto è uno dei tanti conflitti. Certo, i rischi che questo conflitto apra ad una guerra nucleare sono evidenti, e questi giorni, diciamo, i segnali sono ancora più allarmanti. E non c'è nessuna iniziativa, se non uno spiraglio sulla proposta del Papa con Zuppi, e proprio l'altro giorno il segretario del ministro della difesa russa ha aperto un piccolo spiraglio sull'iniziativa che il Papa propone. Quindi questo credo che sia un piccolo segnale, una luce che si apre. Vuol dire che se si avanza una proposta seria di negoziato, io credo che la situazione possa cambiare, per quanto ci dicono ogni giorno che non si può negoziare. Noi siamo convinti, dal primo giorno eravamo convinti, che l'unica strada possibile oggi per questa guerra è il negoziato. Ora, è chiaro che nel complesso mondo del pacifismo, che a me non piace questa parola, a molti di noi non piace essere chiamati pacifisti a volte, perché c'è quasi un atteggiamento, diciamo, di chi non si sporca le mani, di chi dice queste cose perché così è comodo. Noi ogni giorno ci sporchiamo le mani, perché dire no alla guerra significa dire no alle ingiustizie, significa ogni giorno combattere qui nei nostri territori contro le povertà. Stiamo andando incontro ad una scelta scellerata del governo, che è quella dell'autonomia differenziata nei nostri territori, che è una guerra al nostro sud, è una guerra alle situazioni che già viviamo di difficoltà, e teniamo conto che questo è un aspetto che ci deve coinvolgere anche in questo percorso. Non possiamo essere indifferenti, perché a settembre si deciderà su questo fronte. E quindi ecco, credo che ci siano tanti temi. Io vi lascio perché sento il bisogno, ecco, di indignarmi di fronte alla questione delle armi. Credo che sia un tema che ci ha scandalizzato molto, l'inchiesta sulle armi in Colombia da parte di persone che in questi anni avrebbero dovuto fare le scelte diciamo diverse, invece no. Parlo di Leonardo, parlo di quello che è l'inchiesta che coinvolge D'Alema, che coinvolge anche i settori del centro-sinistra, che in questi anni hanno predicato bene e razionato male. Perciò noi ci troviamo in una situazione di questo genere, che la responsabilità è su diversi fronti, e non possiamo essere qui chiari, perché ecco, chi lotta per la pace deve essere coerente e chiaro nelle decisioni, nelle scelte, ma anche nel denunciare con coraggio le contraddizioni che il nostro mondo, una parte del nostro mondo, vive anche. Quindi lo dico con franchezza, perché avendo vissuto per tanti anni la Colombia, per vari motivi, questa cosa qui, voi non immaginate che effetto ha dentro un contesto che ha vissuto una guerra civile per 60 anni, sapere che l'Italia, ecco, esportava armi in Colombia, in un contesto di conflitto che è durato 60 anni, e non 2 anni o un anno. Quindi ecco, dobbiamo essere coerenti e credibili anche noi in questo percorso. Io vi saluto, vi ringrazio. Stasera siamo già un bel gruppo, abbiamo firmato, anche questa è una scelta, tutte le strade possibili li dobbiamo percorrere. Non capisco le incomprensioni e divisioni su queste cose, perché io sono convinto che la pace va cercata a tutti i costi. Grazie.